Nel mio ultimo video di Cody Academy avevo parlato, tra le altre cose, di pile, ovvero stack. Successivamente avevo parlato di chiamate di funzione nel mio ultimo video di FK Under the Hood e avevo detto che queste due cose, apparentemente decorrelate, avevano a che fare con la ricorsione. Oggi vediamo come questi due concetti, la pila e la chiamata di funzione, verranno uniti sia dal punto di vista teorico che pratico. E quindi iniziamo col definire cos'è la ricorsione. La ricorsione è quel nome che ai matematici piace dare a tutte quelle funzioni che richiamano se stesse. Come ben sapete, in un programma possiamo richiamare qualsivoglia funzione. E se è una funzione che chiama un'altra funzione che guarda caso è se stessa, beh, questo è quello che viene definita ricorsione. Se voi cercassi in qualsiasi sito o libro di informatica, scoprireste che una funzione ricorsiva è caratterizzata da due parti principali, però in realtà c'è una terza parte che non solo è quella più subdola, ma anche quella più importante, che tutti danno per scontato. Oggi non daremo niente per scontato e prima che vi elenchi quali sono questi tre ingredienti principali, vediamo quale potrebbe essere la funzione ricorsiva più semplice che possiamo fare. Così, un esempio semplice semplice. La prima cosa da tenere in mente è che una funzione ricorsiva la si usa per ottenere un valore. Tenete bene a mente questa cosa perché ci servirà dopo. La funzione ricorsiva più semplice che mi viene in mente è quella per calcolare il fattoriale. Cos'è il fattoriale? Dato un numero naturale n, quindi positivo e senza virgola, insomma un intero senza segno, per farci capire, il fattoriale di n è dato dalla moltiplicazione di tutti quei numeri da 2 fino a n. Non partiamo da 0 perché altrimenti il risultato sarebbe sempre 0, perché visto che li stiamo moltiplicando tutti, e non conviene neanche partire da 1 perché un qualsiasi numero n moltiplicato per 1 fa sempre n. Quindi sprecheremo solamente del tempo senza effettivamente aggiungere qualcosa al nostro risultato. Il fattoriale di un numero lo possiamo definire in forma ricorsiva, in questo modo. Il fattoriale si indica con il punto esclamativo, quindi n fattoriale uguale a n per n-1 fattoriale. Se al posto di n mettiamo 4, abbiamo che 4 fattoriale è 4 per 3 fattoriale, ma 3 fattoriale è uguale a 3 per 2 fattoriale e 2 fattoriale è 2 per 1 fattoriale. E per definizione di fattoriale, il fattoriale di 1 è 1. Adesso possiamo tornare indietro perché sappiamo che il fattoriale di 2 è uguale a 2 per 1 che poi fa semplicemente 2. 3 fattoriale è uguale a 3 per 2 che fa 6. E quindi sappiamo ora che 4 fattoriale è 4 per 6, quindi fa 24. Bingo! Quello che sta accadendo adesso è che la funzione ricorsiva deve essere espansa fino a che si raggiunge la fine. Una volta fatto ciò, si ritorna indietro esattamente da dove eravamo passati, perché tutte le chiamate ricorsive adesso hanno un valore, man mano che retrocediamo fino all'inizio. Un'altra cosa da tenere a mente è che ho detto fino a che si raggiunga la fine. Questo è un dettaglio molto importante. Se trasformiamo questa formuletta in un pseudocodice, otteniamo qualcosa di questo tipo. Fact, che sta per factorial in inglese, due punti uguali, che l'assegnamento in questo pseudocodice è uguale a n per fact di n-1. Non tanto diverso da quello che avevamo scritto prima, però almeno abbiamo fatto la transizione da matematica a informatica. Tuttavia, in informatica, almeno nel linguaggio di programmazione che utilizzeremo oggi, non abbiamo i numeri naturali come li intendiamo in matematica, ma abbiamo i numeri interi. Quindi se applicassimo quella formula, ci ritroveremmo in situazioni spiacevoli, non ben definite, perché non ci fermeremo più, come ho detto poco fa, a 1, ma proseguiremo fino all'infinito e oltre dalla parte dei numeri negativi. Come possiamo risolvere questo problema? Semplice, perché in informatica possiamo aggiungere un flusso condizionale. E adesso vi mostro questo pseudocodice in cui dico se n è minore di 2 restituisce 1, altrimenti restituisce n per il fattoriale di n-1, in cui faccio questa chiamata ricorsiva. Benissimo, già in questa semplicissima funzione scritta in questo pseudocodice vediamo due dei tre ingredienti che formano una ricorsione: il caso base e il passo ricorsivo. In realtà si vede anche il terzo ingrediente, ma a quello ci arriviamo dopo. A questo punto posso avanzare qual è la mia idea di cosa faccia confondere nella ricorsione.
Prima di tutto, la ricorsione viene spesso assimilata ad un'iterazione, che in alcuni casi è pure vero. La seconda cosa che secondo me le persone tendono a sbagliare è che si convincono che la funzione ricorsiva esegua sempre lo stesso codice. Di fatto è così, ma lo esegue di volta in volta con dati diversi. E il fatto che venga eseguita ad ogni passo ricorsivo con dei dati diversi ci porta via via sempre più vicini al caso base, che potrebbe essere assimilata a una sorta di condizione di uscita di un ciclo while. Un'altra cosa che fa confondere molto nella ricorsione è come viene calcolato il risultato. Ed è qua che entra in gioco il nostro stack delle chiamate. Il risultato di ogni chiamata resta nello stack delle chiamate fino a che si raggiunge il caso base. Il caso base sarà l'ultima chiamata ricorsiva che nel nostro caso restituisce 1. Una volta raggiunto quel punto, le altre funzioni a uno continueranno a eseguire il codice nel punto in cui loro erano rimaste, per tutto quello che vi ho spiegato nel video precedente. E non gli resta quindi che fare una semplice moltiplicazione e restituire il risultato. Questa cosa, come già detto, potrebbe far confondere, soprattutto quando si creano delle funzioni ricorsive. Allora possiamo vedere le cose da un altro punto di vista, che spero possa aiutarvi nella comprensione. Quando si raggiunge il caso base, lo stack delle chiamate è questo. Adesso rimuoviamo questa roba e lasciamo i valori che la funzione calcola prima della chiamata ricorsiva. In questo esempio, ogni chiamata ricorsiva è un operando della moltiplicazione. Dobbiamo vedere questa operazione matematica, qualsiasi essa sia in ogni caso, ma in questo caso è la moltiplicazione, come una funzione di aggregazione che ci porta al nostro terzo e ultimo ingrediente della ricorsione. Con questi valori che vedete qua a schermo, non si fa altro che moltiplicarli tra di loro e boom! Otteniamo il risultato desiderato. Ovviamente la funzione di aggregazione in questo caso è una semplice moltiplicazione, in altri casi potrebbe essere quello di unire due liste o cose più complicate, ma alla fine lo scopo è sempre quello di aggregare i risultati parziali presenti nello stack delle chiamate. Quindi, ricapitolando, gli ingredienti di una funzione ricorsiva sono 3. Caso base, passo ricorsivo, funzione di aggregazione. E adesso vi faccio vedere come ho implementato il fattoriale in Pascal. Perché Pascal? Qualcuno ha detto che voleva fare una sorta di toto scommessa o qualcosa del genere nei commenti. E allora io ho detto, perché non riprendere un linguaggio di programmazione con cui non programmo da più di 20 anni? Non lo so, tantissimo. Qui a schermo vedete il mio programma scritto in Pascal. Prima di tutto vediamo brevemente la sintassi generale e poi andiamo a vedere quello che ci serve. Questa parte del programma è il main, che viene delimitato da due parole chiave, begin e end. Notate che questo end è terminato da un punto alla fine. Questa parte del programma invece contiene una funzione che prende un intero e ne restituisce un altro. Anche il corpo di questa funzione è delimitato tra un begin e un end, terminati invece da un punto e virgola. Pascal non ha una parola chiave per la return, ma l'identificatore della funzione funge da valore di ritorno. Ecco perché io faccio questo assegnamento. Quindi non confondete questo identificatore con la chiamata ricorsiva che si trova dall'altro lato, visto che sono delimitate appunto dall'operatore di assegnamento che in Pascal è un due punti seguito da un uguale. E in queste poche righe c'è tutto. Vedete? Caso base, passo ricorsivo, funzione di aggregazione. Esistono diversi tipi di ricorsione e in questo video non riesco ad affrontarle tutte. Se volete che io faccia un video in cui spiego come vengono classificati i diversi tipi di ricorsione, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che vi porto un video di Andrew Wood fatto ad hoc. Per darvi un breve spoiler, questa funzione ricorsiva che calcola il fattoriale è quella che viene definita una Taylor recursion. Ovviamente con il concetto di ricorsione si possono fare tante belle cose, come algoritmi ricorsivi o addirittura possiamo avere i tipi ricorsivi. Gli algoritmi ricorsivi sono tutti quegli algoritmi che sfruttano la ricorsione, quindi tutto il concetto di stack delle chiamate, per suddividere un problema, grande di solito, in sottoproblemi più piccoli. E il caso base di quegli algoritmi di solito risolvono un problema più piccolino rispetto a quello più grande. E in questi casi la funzione di aggregazione non farà altro che mettere assieme tutti i pezzi delle varie soluzioni intermedie. I tipi di dati ricorsivi sono dei tipi di dato, spesso composti, che fanno uso di loro stessi. E nel video in cui parlavo delle liste, in cui c'era questa classe che aveva due riferimenti a due oggetti di tipo node, node è quello che possiamo definire un tipo di dato ricorsivo. Benissimo, pinguini!
non credo che sia capace di spiegare la ricorsione meglio di così. Se qualche dettaglio non vi è chiaro, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Oppure, se volete che vi porti un qualche esempio concreto di algoritmo ricorsivo, sì, scrivetemelo sempre qui sotto nei commenti. Magari facendo qualche proposta. E quindi, prima di andare a leggere quello che mi avete lasciato qui sotto nei commenti, io vi rimando agli altri video che porto su questo canale e vi ringrazio come al solito per aver passato il vostro tempo con me. E ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.